tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Deborah e oggi video cosa c'è nella mia borsa. Sigla! Eccoci qua, benvenuti ancora una volta nel mio canale. Oggi video un po' più frivolo rispetto ai contenuti che di solito porto perché, come già vi ho anticipato, oggi farò un What's in my bag. Parlavo qualche giorno fa con Sara Franci del canale Sara Franci, poi magari ve lo taggo qui sotto così andate a vedere anche il suo canale che è molto interessante. Stavamo parlando su Instagram di come mi trovassi con questa borsa perché lei aveva intenzione di acquistarla e voleva sapere da me, visto che la posseggo già da un po', come mi trovavo. In realtà questo è un video che io già avevo in lista, quindi ho preferito farlo anche proprio per dare sia a Sara Franci che a tutte voi una panoramica generale per quanto riguarda questa borsa, se siete magari interessate, se vorreste acquistarla e magari avete, non so, qualche domanda, qualche dubbio, anche perché, insomma, avendo un costo elevato, insomma, non sono borse che si acquistano sempre. Io di Louis Vuitton ne ho solo due e ovviamente due spammate in un sacco di anni, nel senso che ogni tot di anni mio marito me ne regala una e quindi chissà quando arriverà la prossima. Va bene, maritino, se stai guardando il video, mi raccomando, ricordati di me. Allora, partiamo subito. La borsa in questione è il bauletto di Louis Vuitton. Questo è lo Speedy 40 Bandolier. Quando andai in boutique ero decisa di comprare, di acquistare il bauletto classico, quindi per intenderci senza la banda laterale e senza la tracolla annessa. Poi, mentre ero lì con la commessa che mi faceva vedere sia tutte le misure di bauletti, perché ci sono sia più piccoli e molto più grandi di questi, lei mi disse: "Guarda, per la differenza di prezzo ti conviene prendere questo, perché avendo anche già la tracolla annessa c'era circa 20-30 euro di differenza. Fate conto che questa cintura comprata separatamente costa molto di più." Quindi mi sono fatta convincere perché, ripeto, ero un po' dubbiosa per questa banda che lì per lì non mi piaceva, ma invece poi stando in negozio, maneggiando la borsa, guardandola, comparandola anche con il bauletto, chiamiamolo così, classico, mi sono detta: effettivamente questa è più bella. Quindi ora io vi faccio vedere l'interno, come si presenta solo aprendola, e poi mano a mano tirerò fuori tutte le cose che ci sono dentro, perché vi farò vedere che di cose ce ne stanno tantissime. Quindi, come borsa è l'ideale anche se vogliamo stare fuori 1 o 2 giorni. A me è capitato di fare dei viaggi di un paio di giorni e portarmela dietro, e dentro tutto quello che serve ci sta benissimo. La borsa si presenta in questa maniera, ha questi due manici che si possono portare esclusivamente a braccio perché ovviamente sono stretti. Questo è il contenuto della borsa. Come vedete, è veramente piena, 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 piena di cose. Ci stanno veramente tantissime cose. Questa tipologia di borsa ha il suo lucchetto che si attacca alla cerniera, mentre il bauletto classico, come sapete, di solito qui ha una linguettina e il lucchetto si attacca lì. E invece in questa è messo attaccato alla cerniera. Quindi ha la sua taschina qui classica e la borsa ovviamente si presenta in questa maniera. Io l'ho fatta anche
incidere con le mie iniziali, perché come sapete Louis Vuitton fornisce questo servizio gratuito scegliendo insomma la possibilità di mettere prima la lettera del cognome invece che quella del nome, mettere il punto, non mettere il punto, insomma tutte queste cose qui. È veramente anche questa personalizzazione della borsa è una cosa molto gradita per quanto mi riguarda. Come vi dicevo, questa borsa è molto comoda, portata a braccio così, e devo dire che anche quando è molto piena si porta abbastanza bene, quindi i manici consentono di distribuire bene il peso della borsa. Ovviamente, come vi dicevo, la tracolla è questa, è regolabile, quindi ha due regolazioni. E forse l'unico difetto che riscontro, almeno per quanto mi riguarda, sono queste fibbie che quando io la metto così, praticamente se ho una maglia leggera tipo oggi, sento queste fibbie che mi comprimono qui su queste ossa qua e un pochino mi fanno male. Quindi quando è molto piena, io non so se è la mia conformazione oppure non lo so, però l'unica cosa, ecco, che un pochino ogni tanto mi dà fastidio, quindi devo cercare di tenere sempre la tracolla un po' più verso lato, è questo. Però per il resto, come tracolla è molto comoda. Ovviamente ve la faccio vedere, ovviamente è smontabile in un nanosecondo, quindi io faccio così, e questa quando la tolgo, perché magari se sono vestita un po' più elegante ovviamente la tracolla non mi piace, e quindi la ripiego e la metto dentro. Adesso la lascio fuori perché tanto devo tirare fuori tutto, però ecco, diciamo che è una borsa, come dicevo prima, molto versatile, quindi sia che siamo vestite un po' più sportive e sia che siamo vestite un po' più elegante, questa borsa fa il suo dovere. Quindi partiamo subito col vedere cosa tengo all'interno del bauletto di Louis Vuitton, lo Speedy 40 Bandolier. Per prima cosa tengo le chiavi della macchina con questo portachiavi stupendo di Doraemon. Chi ha la mia età, insomma, sa, conosce questo cartone animato, io lo adoravo. E solo in questo portachiavi ci sono tre campanelli. Dovete sapere che io adoro i campanelli, cioè quando arrivo io sembra che stia arrivando la carrozza di Babbo Natale con le renne, perché molto spesso tengo le chiavi in mano e quindi si sente sempre questo tintinio. Infatti, per confermare questa cosa, vi faccio vedere anche il portachiavi delle chiavi di casa, che contengono tre campanelli. Quindi voi potete ben pensare che quando io esco si sente sempre questo vabbè. Questo portachiavi, come quello della macchina, è stato comprato da AliExpress, perché questo sito è veramente una droga. Quindi il personaggio femminile di Little Twin Star e My Melody, che sono personaggi comunque che amavo molto quando ero bambina, e quindi vuoi non prenderli? Ah, ovviamente il portachiavi è di Louis Vuitton, anche questo preso in boutique a Bologna. Ogni tanto quando faccio queste capatine a Bologna, insomma, vado sempre a curiosare un po'. Poi, ombrello, perché ormai, cioè, l'estate qui non arriverà più. I righeira cantavano: l'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande e questo non mi va, ha, ha, ha. Ecco, lì l'estate stava finendo, qua non parte. Comunque questo è un ombrello preso da Accessorize, sì, mi sembra di sì, molto carino, con gli unicorni, e ha la sua custodia. Mi piace perché oltre che è corto, ma è anche stretto, quindi si maneggia molto bene. Ovviamente è anche olografico, si vede, sì, bellissimo, e quindi questo non potevo lasciarlo lì e me lo sono sgraffignato subito. Poi
agendina, questa l'avevate vista in un haul di Tiger che avevo fatto un po' di tempo fa. Io queste cose pucciose, ormai sono quasi alla soglia dei 44 anni, il 23 luglio farò 44 anni e veramente il mio animo rimane puccioso e quindi adoro queste cose, io non resisto, non lo so, avrò avuto qualche mancanza infantile, però amo queste cose e quindi non mi vergogno neanche a mostrarle, anzi quando sono in mezzo agli altri proprio le tiro fuori con orgoglio. Quindi qui ecco, lo tengo questo per segnarci qualcosa se mi viene in mente mentre sono in giro, anche se molto spesso uso il cellulare, quindi con i promemoria dei cellulari, insomma. Ah, ovviamente il cellulare non lo vedete nella borsa perché sto registrando. Poi andiamo avanti, i miei occhiali da sole, questi sono i Ray-Ban, io ne ho abbastanza di occhiali da sole, alterno, vado a periodi, diciamo che questi nel periodo primaverile, estivo, sì estivo, fra un po' nevica, comunque questi li tiro fuori e li utilizzo, quindi questi sono i Ray-Ban, mi piacevano anche quelli verdi. Infatti ogni tanto penso sempre di andarli a acquistare, poi alla fine dico vabbè, adesso intanto questi li ho, questa è la sua pezzina per lavarli e infatti andrebbero anche puliti. Comunque questi per il periodo estivo sono veramente il top. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere due bustine e ne ho altre due nella Neverfull per fare quelle spese veloci, insomma, che tutte noi donne facciamo così quando abbiamo quegli acquistini non programmati. Poi andiamo avanti. Allora, in questa pochettina di Alviero Martini, quindi di prima classe, ci tengo per le evenienze, insomma, quando ci sono delle cose inaspettate, insomma, è sempre meglio averli dietro. Poi, altro acquisto da AliExpress, questa pochette ogni tanto cambia funzione, quindi una volta ci metto le caramelle, poi un'altra volta ci metto le penne, poi insomma io sono un po' ballerina sotto questo aspetto, nel senso che mi piace cambiare. In questo caso ci ho messo i fazzoletti di carta, quindi un fazzoletto della Lidl e un fazzoletto carinissimo con topolino, quindi questi servono sempre. Andiamo avanti. Poi pochette per le medicine, questo già l'avete visto in un altro mio What's in My Bag, quindi qui altre scorte, poi ci sono varie medicine omeopatiche, medicine per il mal di testa, queste sono quelle omeopatiche, Benagol perché io con questo tempo sono sempre mezza raffreddata, tachipirina, questo cos'è che è? Questo, ah, questa sì, la xamamina. Quando faccio viaggi un po' più lunghi, di solito per star tranquilla mi imbottisco di questo medicinale che mi tranquillizza un po' ed evita un po' questa nausea, perché io sono perennemente veramente afflitta dal mal d'auto, dal mal di treno, mal di mare, anche quando sono andata in aereo, quindi quella cerco sempre di tenermela appresso, ovviamente la utilizzo solo quando proprio è strettamente necessario. Poi portafoglio della Diseguall, quindi con tutte le carte, qua ci stanno i soldi, ora non ci sta niente, però questo il mio portafoglio, qui c'è qualche monetina, ma qui di solito questa tasca qui la utilizzo per i vari bollini, quando magari, non lo so, posso andare alla Coop oppure alla Conad, anche se ultimamente vado molto alla Lidl, quindi lì i bollini non li danno e vabbè. Poi rimanendo in tema di soldi, allora
porta spicciolini, questo è Rilakkuma, anche questo un acquisto fatto su AliExpress, che ve lo dico a fare, qui ci sono un po' di monete, cioè questi personaggi di... non so se questo sia della Sanrio, comunque tutti questi personaggi come Rilakkuma, Hello Kitty, My Melody, Little Twin Star, sono tutti quei personaggi che adoravo, amavo quando ero piccolina. Qualche volta vado online e vado a spulciare su AliExpress e vedere se riesco a trovare queste pucciosie. Poi, per non smentirmi, altra sacchettina, pochettina presa da AliExpress, questa volta di Hello Kitty, dove ci tengo le cuffiette, un piccolo lettore per la musica, vecchissimo però funziona ancora bene, lo tengo, e questo è l'avvolgi cuffiette dove di solito ci avvolgo queste qui, quindi adesso l'ho utilizzato che non è molto, quindi ho messo dentro così. Questa è carinissima perché è una ciambellina, cosa ve lo dico a fare, io per queste cose impazzisco letteralmente. Poi pochettona di Santoro, mi sembra che si chiami, sì, pensavo di avere detto una castroneria, invece è Santoro. Questo portachiavi è preso da Stradivarius o da Accessorize, non ricordo sinceramente. Qui dentro ci tengo un po' tutte cicche, caramelle, insomma tutte quelle luverie, a volte ci tengo le liquirizie, le caramelle di Tiger, insomma quello che ho, ogni tanto faccio scorta, butto tutto qui dentro e poi o che ne abbia voglia io o che qualcuno me le chieda, sanno che le ho sempre, quindi molto spesso mi vengono chieste. Poi come ultima pochettona vi faccio vedere questa pochettona di Borbonese. Allora, come sapete, vi faccio vedere un attimo che il bauletto ovviamente è tutto un vano, quindi se non si mette tutto per bene e non si raggruppano gli oggetti più piccoli in pochette è un po' un macello. Quindi io cosa ho pensato? Avevo questa pochette di Borbonese, ho detto qui dentro ci metto le cose un po' più piccole, quegli oggettini che andrebbero sparsi per la borsa e non li troverei mai in tempi brevi, se li metto tutti qui dentro riesco a trovarli abbastanza facilmente. Quindi il contenuto è questo, fate presente che adesso è anche abbastanza vuoto perché a volte veramente c'è più roba. Però qui dentro troviamo un elastico per capelli, poi c'è una penna presa da Tiger, cioè si possono lasciare queste cose? È un reato, è reato. Poi un librettino con tutti gli sticky notes per lasciare qualche numero di telefono, per annotarsi qualcosa, per insomma tutti quei promemoria che spesso quando si è in giro vanno annotati. Un leva pelucchi nuovo di H&M. Poi limette per le unghie, queste sono quelle piccoline, belline, guardate che carine, cioè non si può lasciare. Comunque queste quando si spezza un'unghia che non sopporto, gli do una limatina e quindi sono a posto. Rullo di ricambio per il levapelucchi, perché molto spesso mi vesto di nero e avendo un gatto e tre cani, vuoi o non vuoi, ho sempre dei peli addosso. Io li odio i peli addosso, però non posso fare a meno visto che ho gli animali e quindi mi porto sempre dietro questo rullino. Igienizzante per le mani, questo è di Lidl, poi una spazzolina con annesso specchio. Questa ovviamente la utilizzo quando, come adesso, ho la piastra, perché quando ho i miei capelli naturali, cioè una spazzola di questo genere
cioè mi fa dire un sacco di parolacce. Poi, pochettina carinissima con i cactus, beh dai, questa è stata una sciccheria, questa credo fosse DHM anche questa, non ricordo. E ci tengo un po' di campioncini. Io di solito non esco senza profumo, io sono una che metto il profumo costantemente, lo metto anche prima di andare a dormire. Infatti mio marito mi dice: sei l'unica che metti il profumo prima di andare a dormire, che senso ha mettersi il profumo prima di andare a dormire? A me piace, quindi io quando passo nell'angolo dei miei profumi li vedo, li guardo, loro mi dicono: indossaci, e quindi io sono sempre dietro a spruzzarmi. Infatti con me i profumi durano pochissimo, quindi ogni tanto me li porto dietro, perché se dovesse capitare di averne bisogno, tac 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 tac, e sono felice, sono tranquilla, in pace, insomma così, in paradiso. Poi ovviamente porta, ho paura di rimanere senza, perché se avete visto li ho qui dentro, poi li ho qui dentro e li ho qui dentro, quindi uno dice, cioè hai paura di rimanere senza? Probabilmente sì. Poi andiamo avanti, altro librettino per scrivere. Io sono una che scrivo tantissimo, quindi oltre il cellulare, come dicevo prima, utilizzo tantissimo questi libricini. Poi andiamo avanti, un porta monetine di Hello Kitty, veramente minuscolo, guardate come piccolo. Questo di solito ci tengo dentro i soldi del carrello, quindi l'1 e 2 euro per il carrello. In questo momento, c'era, beh. E questo mi è comodo, perché tutte le volte che vado a fare la spesa e mi serve il carrello, non ho mai il soldino da metterci dentro. Poi specchio, anche questo preso, non vorrei cercarvi, ecco così, specchietto preso da Tiger in un haul di qualche tempo fa, salviette per pulire sia gli occhiali che gli occhiali da sole. Poi questo è, guardate che roba, un portatessere. Queste sono quelle tessere che uso un po' di meno, però dico, me le porto dietro, perché la classica frase, non si sa mai. Un'altra penna, perché ovviamente, come vi ho detto, ho paura di rimanere senza appunti, e quindi con gli appunti devo avere anche le penne, perché sennò con cosa scrivo? Altra penna, ok, questa è con Topolina. Poi altro igienizzante, una mollettina minuscola. E poi come ultima cosa, questa opera d'arte di Tony Moly è un lucida labbra. Io farei un minuto di silenzio per questo packaging. No, va bene, scherzavo, non facciamo un minuto di silenzio, però questo è... è buonissimo, ha leggermente di ciliegia, ma non è proprio ciliegia come profumazione, però è carino, idrata abbastanza bene e insomma... Immaginate voi mentre siete in giro con gli altri, insomma, mentre parlate, sì, no, infatti... L'unica pecca ovviamente è che bisogna infilarci il dito e quindi non è molto igienico. Però è una cosa del genere, anche quando poi è finito il prodotto, da tenere su una mensolina, lo trovo veramente sciccoso. Quindi la pochette è vuota, manca il taschino che è qua, e qua ci tengo un rossetto
questo è un rossetto che di solito utilizzo così alla veloce, perché ovviamente non ha bisogno di specchio e quindi è molto comodo. Questo è di Essence, un matte lipstick, il numero, questo credo fosse una edizione limitata dell'anno scorso, se non ricordo male. Comunque il numero non c'è, ma è questo. Quindi qui tengo questo qui. Questa è la sacchettina dove all'interno c'era il lucchettino e le chiavine annesse, quindi queste le lascio sempre lì. Poi ho un altro rossetto, perché come sapete sono patita, così sarebbe meglio, sono patita di rossetti, quindi questo è il, vediamo se riesco. Spero di sì. Comunque è il 4,22 Smart Fusion Lipstick Rouge à l'Evrier. Comunque di Kiko. Questo è un bellissimo ciliegia. Io amo tantissimo questa colorazione. Questo assomiglia molto a un rossetto che secondo me è il top del top, non c'è il rossetto migliore, di MAC, il All Fire Up. È molto simile, ovviamente il costo è molto inferiore, però ottimo rossetto anche questo. Poi ho due orecchini che non ho comprato molto tempo fa da Zara, li ho indossati qualche giorno fa, solamente che sono favolosi, sono fantastici, guardate che belli, anche con questa maglia ci stanno benissimo, per l'estate sono favolosi, purtroppo dopo un po' pesano e quindi sono stata fuori una giornata, verso il pomeriggio tardi non ne potevo più, li ho tolti e li ho messi all'interno del taschino per paura di non rovinarli, perché sono veramente fatti bene. Poi due bollini della Coop, che si vede che li ho infilati lì per non tirare fuori il portafoglio che ormai l'avevo messo via, e anche questo vano piccolino, questa taschina piccolina è vuota. Quindi io spero di avervi dato un po' la cognizione di quanto spazio questa borsa ha e di quante cose possono essere contenute qui dentro. E questa misura, se cercate una borsa che comunque contenga parecchie cose, perché magari la volete utilizzare quando uscite per qualche giorno, veramente io ve la consiglio. Sotto è fatta così. Io vi ricordo, se avete intenzione di acquistare questo tipo di borsa, di stare attente all'acqua, perché temono molto l'acqua. Infatti se vedete qui ha queste gore in fondo, perché appena acquistata io un giorno misi dentro una bottiglia d'acqua e mi uscì un po' di acqua, purtroppo mi ritrovai tutto il sotto bagnato e quando si asciugò mi lasciò queste gore. La portai poi in negozio e niente, mi disse che dovevo aspettare che questa vacchina si scurisse, perché ovviamente con il tempo si scurisce e quindi poi queste macchie si vedranno molto meno. Infatti se qui vedete ovviamente si sta scurendo, e fate conto che questa borsa, come vi dicevo, ha circa 3 anni, forse anche 4, e quindi ancora si deve scurire. Però ecco, se avete intenzione di comprare una borsa di questo genere, mi raccomando, state attente all'acqua e anche alle parti grasse, quindi se vi si aprono, che ne so, gli igienizzati delle mani oppure le creme per le mani, queste cose qua. E niente, l'unica cosa che non vi ho detto è che all'interno, si vede, sì, c'è questo gancio. Di solito qui viene attaccata o una catena con delle chiavi, oppure la catena con il portafogli. Io ogni tanto lo faccio, ogni tanto no, in questo periodo la lascio così. A volte è capitato magari che ci attaccassi
così l'igienizzante per le mani per averlo già a portata di mano, però vi ripeto, con la paura che questi igienizzanti mi si aprano nella borsa, perché io poi sono un po' smanona, preferisco lasciarli dentro a delle pochette in modo che se si dovessero aprire, insomma, prima di arrivare a rovinare la borsa, arrivano magari a rovinare delle pochette di questo tipo che si fa presto a metterle in lavatrice. Ok, io spero di avervi detto tutto. Se avete delle domande su cui non ho detto, non ho chiarificato nel video, fatemele qui sotto, così vi risponderò molto volentieri. Ovviamente per tutte le caratteristiche, il costo e tutto quanto vi rimando al sito di Louis Vuitton, perché poi ovviamente vi dovete fare un'idea e quindi potete andare direttamente lì. E niente, per il resto io vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, quindi mettetemi un pollice in su se anche voi amate i What's in My Bag. Io oltre ai video di pulizie guardo tantissimo questi video perché mi piacciono, a parte che sono una patita di borse, quindi vado sempre alla ricerca di questi video prima di tutto per vedere le borse e quindi scoprire se ci sono delle borse che mi possono interessare, ma poi anche per vedere i contenuti, perché non lo so, sarà una cosa ancestrale, ma mi incuriosisce, quindi mi piace guardare questa tipologia di video. Quindi mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale qua sotto, attivate anche la campanellina perché arriveranno tantissimi video. E io intanto vi ringrazio e ringrazio i nuovi iscritti, gli iscritti di sempre, e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao! Quindi, allora, questa borsa, allora, questo modello, iniziamo guardando mezzo, perché se già avete visto degli altri miei, What's in My Bag, diciamo così, questo modello è la ragazza della boutique, la commessa, mi disse: guarda, siccome che c'è poca differenza di età, sì, poca differenza di età, la commessa in boutique mi disse, e veramente io adoro i campanelli, sono piena di campanelli, infatti quando mi muovo e insomma si sente che sto arrivando, perché sembra che stia arrivando la carrozza di Babbo Natale con le renne, e il personaggio femminile di il personaggio femminile di Little Twistar. Mi sta crollando tutto, scusate se oggi ho un po' lo sguardo che sembra che abbia pianto, ma ovviamente mi sono truccata e gli occhi hanno iniziato a lacrimare, praticamente ho finito il correttore a forza di sistemarmi, quindi non vi dico i porca che sono volati stamattina, perché insomma qui sta crollando tutto, perché mi dico è possibile che se mi trucco tutte le volte mi deve colare il naso, mi deve... Chiavi di casa. Poi chiavi della macchina. Ma perché? Poi chiavi dei... Poi... Ovviamente, per non smentirmi, questo è un porta cuffiette. C'è una gatta ladra che è qui davanti al tetto del mio vicino. Cioè, è impressionante, è enorme. Vabbè, scusate. Quindi, aspetta, vabbè, rifaccio, perché me ne frega a voi della gatta ladra sul tetto del mio vicino. Vabbè, allora, ripartiamo.